Tizzi, che andiamo a salutare immediatamente. Ciao Cristian. Le tue sensazioni dopo questo gol segnato a pochi minuti dalla fine, il secondo consecutivo, proprio a chi hai pensato in quel momento? La gioia che potevo provare, perché è stato un gol finalmente importante di 3 punti, visto che domenica a Palermo è stato un gol però non ha portato risultati, questo è stato un gol importante. Senti, qualcuno dalle tribune forse ha frainteso il tuo gesto liberatorio, lo possiamo confermare qui a Sala Stampa che non era rivolto a nessuno, ma intanto era soltanto un gesto d'entusiasmo. Ogni volta che ci sono di mezzo io c'è qualche caso, qualche polemica, sicuro. Comunque era un gesto, non è rivolto a nessuno, perché io non ho mai fatto nessun gesto, neanche quando sono stato fischiato o criticato, e non lo farò mai. Sono un gesto liberatorio e basta. Hai niente. Detto qualche parolina? Ho mandato a fanculo, ma è stato... Vabbè, siamo in fascia d'accordo su queste valutazioni della redazione? Qualche punto in più potevano darla a Biagianti. A Marco Biagianti, eh? Vabbè. Sul pubblico, no? Perché tra poco arriveranno tante mail. Abbiamo già detto qualcosa. Avete sentito i fischi alla fine del primo tempo? Sì. Sì, sì. Avete sentito? Da una parte si possono capire, perché non abbiamo giocato un grosso primo tempo, ma sappiamo che è una partita molto difficile, al di là di quello che dice la gente, che mancavano 10-11 persone. È stata una partita difficile perché il Bari comunque si metteva tutti e 10 sotto la linea della palla. Noi siamo stati poco bravi a girare palla perché lo facciamo molto lentamente, non riusciamo a trovare gli spazi e quindi magari abbiamo creato non molto, però addirittura fischiarci è stato un po' troppo. Io credo che uno deve vedere la partita, poi dopo 90 minuti ha il diritto di fischiare o applaudire. Ecco, se ne è accorto anche Gianluca Di Marzio durante la diretta di Sky che al Cibali, al Massimino, non c'è più quel clima di passione di qualche anno addietro, e non sarà soltanto per la tessera del tifoso. Questo breve contributo di 20 secondi, Guido, me lo fai sentire in audio e video? Alvarez ancora per Terlizzi, non c'è grande partecipazione da parte del pubblico catanese oggi, gara che si gioca quasi nel silenzio del Massimino. Dopo invece la grande intensità a livello di tifo dei catanesi presenti a Palermo domenica scorsa. Qui errore, un'ingenuità della città che evidentemente in parte snobba il Catania, nel senso che non va allo stadio, problema della crisi economica probabilmente latente, probabilmente anche questa squadra che forse non gioca come il Real Madrid o il Barcellona, dipende dai punti di vista. Cristian, che... No, perché io penso che invece rispetto agli altri anni giochiamo meglio. Pensa, forse vedo il calcio in maniera diversa. Però non tutti sono d'accordo, eh? No, ma forse te l'ho detto qual è. Rivedendo anche oggi il primo tempo, loro erano allo stadio. Sì. Noi facciamo molti passaggi, giochiamo palla. Sì. Ma invece la gente vuole che si va subito dall'altra parte a fare la guerra. Però non è più così il non calcio. Non è più così il calcio. Quello è il calcio di quello un po' calcio d'anni... vecchio, di anni indietro. Ecco, ora forse quello in bianco e nero. Come mai nessun giocatore del Catania, e siamo orgogliosi di quando segna, va in panchina ad abbracciare l'allenatore? Si nota anche questo, eh? Si abbracciano soltanto tra di loro in campo. Sentiamo puzza di bruciato. Se avete veramente la schiena dritta, come asserite, leggetelo. Ciao a tutti da Matilde. Oddio, un po' di scoliosi ce l'ho, però. Cristian, rispondiamo? No, non so che rispondere. Perché non so cose che... cioè non so questo problema da dove è nato ora. I tifosi guardano tutti, ma soprattutto quelli che stanno a casa. Sì, ma non riesco a capire tutte queste polemiche su sto Catania che si vince, si gioca bene secondo me. Alcune volte abbiamo giocato male, ma abbiamo giocato anche bene. E non penso che negli altri anni, io so 4 anni che so che abbiamo fatto un calcio così spumeggiante, come tutti dicono. Comunque abbiamo visto la sintesi, ma Terlizzi non è nuovo ai gol, abbiamo un contributo alla regia, vediamolo insieme. Ecco, il fatto che tu ti spinga in avanti, insomma, è previsto dal tecnico. No, ma io comunque vado solo sui calci piazzati, calcio d'angolo, pugno laterale, altrimenti non salgo quasi mai. Ecco qua, questo a Cagliari l'anno scorso, poi domenica scorsa, storia recente, e poi... rivediamo adesso anche il gol. A chi lo dedichi il gol di oggi, Cristian? Io ho dedicato il gol, come l'altra settimana, dedicato a mio figlio, a mia cognata, lo dedico ai miei nipotini che erano allo stadio la prima volta. Ricordiamo i nomi? Sì, Martina e Lorenzo. E poi lo dedico a un nuovo arrivo che è la figlia di Simone Pesce.
Bene, bene, quindi insomma, facciamo gol poco prima che partisse la punizione di Sciama. Era la terza volta che chiamavo la storia del compleanno, del fatto di regalarsi la continuità rispetto domani il compleanno di Terlizzi, esatto, se non sbaglio. Sì. Esatto. Domani, ho chiesto di farci un regalo anticipato. Domenica è l'onomastico, quindi ne devo fare un altro. Domenica a Roma con la Lazio, anche se giovedì si gioca contro il Brescia in Coppa Italia alle 20:45, prezzi popolari, 7 euro in curva, pensate. Sì, 7 euro in curva e quindi 10 in tribuna B, 20 in A. Insomma, credo che siano prezzi. Un telespettatore gli fa i complimenti per le prestazioni e gli chiede quando rientrerà Spolli, che cosa accadrà, e poi un altro telespettatore gli chiede se ha intenzione di ripetere la serie gol che fece qualche anno fa a Palermo. Prego, Cristian. Mi auguro di sì, di farli il più possibile i gol. Speriamo che portino dei frutti e dei punti importanti come è successo oggi. Per quanto riguarda Nicolas, sto giocando e mi dispiace che gioco perché lui si è fatto male e sinceramente non lo auguro a nessuno, però è capitato altre volte anche a me, e poi quando rientrerà ci sarà, non sarà un problema. Io l'ho detto, la sana competizione fa parte del lavoro che facciamo, e quindi chi sta più in forma gioca, magari giochiamo io e Nicola, se c'è qualcun altro. Uno per volta, sentiamo, ci dicono che siamo rinunciatari, sono tre centrali forti, facciamo giocare tutti e tre insieme. Magari facciamo tre gol. Magari fanno tre gol. Franco Arria per chiudere, Franco. No, io volevo chiedere a Cristian, prima di salutarlo, questo modo di giocare con Marco Giampaolo lo rende, come dire, più disponibile, cioè stai meglio in campo, ti senti più sicuro, sei più protetto, avete la difesa più protetta perché avete la difesa quasi più imbattuta tra le meno violate, tra le meno perforate, secondo me lavora con gli altri mister gli hai avuto. Guarda, ti rispondo subito, perché col mister, con Giampaolo che stiamo lavorando oggi, secondo me stiamo facendo un ottimo campionato, e anche in fase difensiva, e personalmente mi trovo bene. E ti faccio una parentesi, ho lavorato così con Del Neri e ho raggiunto degli obiettivi importanti perché lavoro nello stesso modo, quindi mi auguro di continuare così. Grazie Cristian Terlizzi, in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. E grazie, auguri soprattutto. Grazie per il legame. Non abbiamo fatto spegnere le candeline perché non porta prima. Va bene. Non potevamo aspettare la mezzanotte, non possiamo sforare, quindi grazie. Grazie, stati gentilissimi. Alla prossima. Buona serata a tutti. E ringraziamo anche Dino Catalano che insomma ha fatto questa composizione, anch'io. È stata dolcissima composizione. Ha realizzato questo pallone bellissimo. Molto bravo. Oh, a proposito di